Salve Lapo! Buonasera! Buonasera carissimi, buonasera. Buonasera, è sempre un piacere sentirvi. Ah, che bello. Senta, ma ci chiedevamo prima di passare al question time, fra l'altro arriva una domanda addirittura dalla settimana scorsa, dal profondo passato. Ma questo suo amico, quando è che si rimetterà? Presso l'amico presso il cui capezzale lei si reca ogni giorno? Sì, la faccio io. L'ortopedico cos'è che t'ha detto? Beh, diciamo che quando mi sono recato nel suo antiquo palagio, naturalmente mi sono dovuto intrattenere con lui spalmandoci degli unguenti sulle parti dolenti. Chi non ha una parte dolente su cui spalmare un unguento, naturalmente? Sì, ma il problema è che molti dei nostri ascoltatori hanno la parte dolente del cuore, capisci che c'è poco da ungere lì, A maggior ragione bisogna spalmare degli unguenti molto particolari sul cuore, naturalmente, ma non andremo a dire quali. Nel contempo, però, per rispondere più sinteticamente alla sua domanda, si spera giovedì. Ah, per cui, sì, tra l'altro, non cambierà niente, perché deambulante o meno, le sue lezioni sono un po' sempre quelle. Partiamo, come forse avrà sentito, caro Lapo, da un ascoltatore che si firma Gianfausto e giovedì notte ha mandato la domanda per il question time di Galateo consueto del lunedì. Il tema è: al ristorante di un certo livello con una signora, cena a due. Lei si alza, ad esempio, per rifarsi il trucco, incipriarsi il naso alla toilette, e lui si alza anche lui. Lei certo. Poi si risiede, quando torna, e lui si alza di nuovo. Ossia, quella cosa di alzarsi tutte le volte che la signora in questione si alza e si risiede. Questa esatto. Cosa, dice il nostro Gianfausto, è un gesto d'altri tempi, ma codificato dal Galateo. Questo comportamento... Sì, perché è stato un po' lunghetto. Questo comportamento va tenuto solo in caso di cena a due o anche in caso di numero maggiore di commensali? No, caro Gianfausto, che già il nome, voglio dire, se non ricordasse Bertinotti sarebbe Fausto di per sé. Ma anche dei Gian messi in giro, ovviamente. Però soprattutto Gianfranco, per esempio, Fini, adesso mi viene in mente. Ma non divaghiamo. No, diciamo era par condicio che... questa. Sì, era par condicio a mo' di Lapo. No, ma andiamo sul pezzo. Andiamo sul pezzo. In realtà, allora, questa è una vicenda un po' complessa, ma che sintetizzo veramente in tre parole. Nel senso che il Galateo impone di alzarsi sempre quando entra una signora, oppure quando in una stanza, anche se è una grande sala dell'antico palagio precedentemente menzionato, mm-hmm. Però al ristorante, a maggior ragione, la procedura esposta dal nostro amico Gianfausto è assolutamente corretta. Per cui quando si è soprattutto in una cena a due bisogna eseguirla scrupolosamente. Ciò non di meno si impone il problema, per esempio, se si ha una tavolata molto grande. Se la tavolata è una tavolata di amici, si viene un po' esentati. Perché? Perché prima di tutto perché diventerebbe un'esibizione forse eccessiva, perché i pochi che seguono i dettami del Galateo sappiamo che purtroppo la plebaglia ha preso il sopravvento dopo la peraltro auspicabile rivoluzione francese, però tutto questo ha cagionato sì dei vantaggi, ma anche perché io poi sono sempre stato un aristocratico molto favorevole al fanculottismo, ahimè, per mia derivazione politica, ma sappiamo che appunto diventa un po' un'affettazione, non possiamo in una tavolata di 20 persone alzarci e continuamente. Ciò non di meno, se siamo per esempio in 4, in 5, così siamo tenuti a fare questa cosa. Quindi infatti era la domanda successiva del Fausto Gianfausto, se sì, anche in caso di numero maggiore, fino a quanti? Cioè deve mettere dei paletti. Bella domanda, e il punto di equilibrio è molto difficile da raggiungere. Diciamo che noi siamo tenuti a farlo perché per dovere. Laddove si vede che c'è una massa critica, beh, per esempio è facile risoluzione, se siamo a un tavolo due signori gentiluomini con per esempio tre o quattro signorine, che è una
voglio dire, è una condizione auspicabile per qualsiasi gentiluomo di essere in minoranza con una pletora. Una volta anche non gentili uomini, sì, fra l'altro. Meno gentili. D'altro sì. Mia nonna diceva che un uomo fra due dame fa la figura del salame. Del salame, sì. Credo che lei non è d'accordo in questa, non sia d'accordo con questa. No, 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 è un adagio molto divertente e peraltro anche abbastanza veritiero spesso, però bisogna ovviamente, anzi, porsi nella condizione di fare la parte del salame in senso positivo, insomma. Ah, sì, no, nel senso di essere al centro dell'attenzione e essere affettato tranquillamente, anche perché sicuramente le donne quando ci prendono in mezzo a due fuochi tendono un pochettino a farci fuori, ma noi siamo lì apposta per dominare la situazione, potremmo dire. Sì. Alessandro, sei un maiale, eh? Ti mando dei messaggi. Senti, ma allora faccio una domanda di galateo mia: se durante un collegamento radiofonico il tuo collega di lavoro ti fa ridere scrivendoti delle cose, sta male? Ma dipende se erano battute un po' di pasta grossa. Sì, no, più che di pasta grossa c'era proprio tutto il maiale dentro. Sì, 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 sì. Dai, torniamo. So che Lapo è d'accordo. Allora, ci scrivono su Facebook e c'è Nicolas che ci chiede una domanda per lei, maestro. Quando si dorme a casa dell'amorosa, è galateo portare un pigiama o no? Ah, certamente, bravo, bravo, bravo il radioascoltatore, assolutamente sì, è necessario, perché non si può presumere che si vada, anche se la nostra amorosa, che si vada a casa dell'amorosa per fare null'altro se non sfogliare esegesi di testi biblici, cioè la presunzione è quella che si va pure a casa dell'amorosa, però che non si voglia imporre un'attività amatoria, capite il, certo, il punto? E quindi il la come risposta? Dire, sì, no, il pigiama serve... Sì. Serve da impianto antincendio, diciamo. Insomma. Bravissimo, bravissimo. Poi se possono dire che poi dopo si tromba allegramente. Ma dai, ma era andato così così. Era andato appena discretamente. Lapo si vergogna e comunque non ci rappresenta. No, esatto. Senta, già che ci siamo su questo punto di vista qua, non so come mettergliela giù perché ho già paura. Allora, io ho ancora più paura a vedere il sospiro di Davide. Allora, rapporto appunto non ufficiale, non di fidanzamento, ma diciamo un po' occasionale. È meglio dire prima a lei non portarti la trousse dei trucchi perché tanto non dormi qui, o sperare che non la porti di suo venendo lì, piuttosto che dirglielo quando arriva? Oppure giriamola al maschile, è la stessa cosa, la donna dice, ascolta, non portarti il pigiama perché non dormi qui. Poi boh, ma questo è un triplo filotto reale con rimperzo di sponda destra, ma insomma. Che cazzo di sport guarda questo? Mi sembra di vedere il coso, come si chiamava quello di Fantozzi quando va a giocare a biliardo? Dice, bravo, coglionazzo, troppo. Okay. Troppo, no? Che poi Fantozzi va a prendere lezioni di biliardo e lo frega all'ultimo momento con le sponde. Sì, al di là della sua filmografia personale, vada avanti. Sulla al di là della mia filmografia personale, io direi che no, non possiamo naturalmente dire alla signorina in questione non portarti, possiamo solamente dire porta te stessa e tutta il tuo set di valigie Louis Vuitton di 39 pezzi, naturalmente. Non possiamo porre un limite veruno, ovviamente, all'intervento della gentil donna che venisse chez nous, a casa nostra. Una domanda solo sì no, sempre in questo tema, poi io ne ho una variazione, grazie a Dio. Via SMS ci chiedono, ma perché dall'amorosa non si può dormire nudo come faccio sempre? Cioè sì, se è un bel piumone, mi verrebbe da dire. Si può, ma non ci si può presentare senza il pigiama preventivamente studiato. Quindi compri un bel pigiama e lo lasci sempre nella valigia, busta. Nella busta. Sì. Va bene, senta, veniamo a noi. Una mia domanda personalissima. Calzino non uguale, ma solo simile. Sì, no, mai. E poi... Se non deve essere uguale, meglio come faccio io, che mi metto sotto la luce del giorno forza, e guardo il così, simile, o la facciamo alla Oscar Giannino e tutte e due completamente diverse? No, guardate, io sono a favore di un'invenzione che ebbe, lo faccio io stesso, che ebbe mio cugino Otto, che è un personaggio abbastanza, insomma, variabile nella capa fresca, per cui che inventò il cosiddetto, a suo nome, extreme wearing, o extreme nel caso americano, cioè di scompagnare i calzini. Peraltro io vi faccio una piccola confessione, ho una grande passione personale
che mi prova dei picchi di erotismo per la biancheria femminile scompagnata. Grazie una... per avercelo detto. Sai che a questo punto credo che la radiofonia italiana cambierà dopo questa notizia. Ma non solo, proprio i costumi cambieranno, sì, perché a questo punto tutti metteranno biancheria, certo, scompagnata. Ha chiamato la PR di Intimissimi, la vuole come consulente. Sì, sì. È una genialata, è una cosa stupenda. Io stesso, siccome d'inverno, da bravo ufficiale di complemento, metto le calze, tipo le calze gallo, non sopra quelle di cotone, perché si sa che gli aristocratici sono allergici alle fibre sintetiche. Sì. Io metto la calza di cotone e poi dopo sopra metto il calzino gallo variopinto. Non c'è niente di più chic che scompagnarlo, farne uno di un tipo e uno di un altro. Questo è il concetto dell'extreme wearing. Ciò ovviamente non si applica a Toto Cielo al calzino semplice, perché se ti metti il calzerotto di cinghia da già di per sé atroce, poi se ne metti uno rosa con la nappina rosa, soprattutto se sei un uomo, e un altro bianco, allora fai solo schifo, naturalmente. Senti, facendo extreme com'è lieve nei suoi giudizi. Io Toto Cielo la lascerei qui e saluterei sia lei che il suo ortopedico. Ah, ma salutiamo tutta la classe medica milanese. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci, a presto. A presto.